Ehi là, siamo disinformati. Oggi un gameplay bello, bello, bello. Sì, in cooperativa. Un gameplay che in cooperativa che consigliamo di gran lunga a i nostri iscritti giapponesi, tenendo conto che impersoneremo un polipo sposato con una donna umana. O un polpo, perché come abbiamo già detto, non si sa se è polpo o polipo, si può dire in tutti i modi, ma magari si indicano due cose diverse, ma simili. Una creatura marina sposata con un essere mollusco. Quindi, come facciamo questa cooperativa? Allora, tenendo conto che io non ho un joystick decente per l'Xbox e abbiamo avuto problemi con... Ce l'ho l'altro che non ha la batteria perché si è bruciato il contatto. Vai. Invece di utilizzare la modalità cooperativa normale, che non riusciamo a impostare da uno sulla tastiera del mouse e l'altro sul joystick... No, devo sbattere il tastiera. Cioè, vuole rompere pure... Aia! Vorrei rompere pure il joystick, l'unico joystick che funziona. Perché gli altri joystick funzionano, solo la batteria. Che tasti devo premere? Allora, tu andrai sul lato destro, io andrò sul lato sinistro. Quindi RB, RT. Are you sure you want it? Yes. Yeah. Are you sure you want to take the money back and go away from here? L'inglese maccheronico, non so, ho detto delle cose a caso per... Sapete, non gli italiani che parlano inglese. I want to go there, but I have to think about queste cose qua. Non è normale. Dovete capirci. Comunque ho notato che se noi diciamo le cose in silenzio, tipo così, poi loro non la sentono, quindi magari ci vedono tutti e due che parliamo da soli e dicono, ma questi sono pazzi. Ok, siamo al nostro matrimonio e c'è questa simpatica donzella con i capelli all'occoli. Alla principessa Leia di Star Wars. Che ci sta aspettando? Noi saremo suo marito, che ci dobbiamo sposare, cioè, più altro lo sposo. Are you ready? Ecco, qui ci stiamo sciacquando. Saremo un coso. Giallo. Non siamo vestiti, perché il fatto che assomiglia a un coso da una creatura marina. Tipo, oh mio Dio, ma lei non è vestito. Allora, ok. Controlliamo il braccio. Sì. Quale? Mio? Ah, credo sia il mio. Piano, credo sia il mio, vedere che premi. Ma è del destro. Ma che cazzo, ma si dice il lato sinistro e il joystick è il mio. Palle. Ok. Allora, adesso io ho preso... Ah! Ma stai facendo tu o sto facendo io? Non ho capito. Tu devi tenere... Ok, tu devi fatto. Prendere gli oggetti. Fatto. Prendi la chiave. Sì. Ok, ora tocca a te. Salire per il braccio. Abbiamo aperto. Adesso, apriamo il tiretto. Il gabinetto. Il gabinetto. Abbiamo rotto. Barca qualcuno. Vai. Cammina. Là. No, perché sta facendo la spiegazione. Ora puoi iniziare a camminare. Non nel muro, vai. Ok, che si può bravissimo a camminare. Ok. Adesso dovresti prendere la porta. Bravo, bravo. Andiamo. Buongiorno. Scusi, sto facendo un attimo di... Allora, qui ci sono le cravatte, ma noi non ce ne frega un cazzo. Dobbiamo fare... In realtà credo che sia perché ci sono... Congratulazioni alla coppia felice. Andiamo di qua, non vedi che di c'è stato il dressing? Dove sto indicando io di qua? Andiamo. Che cazzo? Lui è un essere inutile perché non sa nemmeno prendere il tasto. Ma se tu metti il joystick sulla tasto. Risolto il problema di prima. Ok. Apriamo la porta. Buongiorno. Simone, ha due gambe questa cosa. Lo so che c'ha due gambe. Allora, prendiamo i vestiti. Fatto. Ho preso anche una chiave. Sappiamo cosa farci, ma... Io voglio la torta, però. Andiamo, andiamo. Sì. Ma no, è un po' scomodo, però, il joystick. Apriamo questa? Dove sta la chiave? La chiave l'hai buttata a terra, Simone. Ah, eccola. Non la sedia. Vedi qua, stronzo. Metti la chiave. Metti la chiave. Oh, non lo vedo. Eccolo. Andiamo senza fare casino, possibilmente. Find your bounty. Attenzione alle banane. No. Bounty. David Bounty. Noto cantante rock.
Vabbè, questa era brutta, lo ammetto. Andiamo! Qua. Sì, allora, finalmente dopo noi... 6 minuti di gioco. Ah. Che dobbiamo fare? Visto che noi facciamo parte della chiesa di Cthulhu, dobbiamo prendere la cravatta, il papillon che sta sopra. Mantieni un oggetto, per favore, mantienilo. Mantieno. Solleva il braccio. Adesso, solleva. Lo sollevo. Adesso. Stavo cercando di tirare, vai. Lo devo tirare io! Sollevo. Devo lasciare magari. Aspetta, vai. E vai! In due è difficile questa cosa. Ok, andiamo. In due non sai neanche il concetto di sopra. Prendi la cravatta! Dov'è, dov'è? È sul coso. Non vedo. Ce l'hai tra le palle! Tra le palle. Ah, il papillon, non la cravatta. Lo mettiamo addosso. Fatto. Così. Allora, andiamo! Io sono handicappato, bro. Dai! Senza offesa. Allora, io ragazzi, controllo il lato sinistro, quindi come non avere sempre il piede destro a stare dietro? E dai, cazzo! Oh, mezza regala. Chi cazzo ha messo i regali? Aspetta, fermo, prendi cappello. Il cappello. Cappello. Ho preso il cappello. Basta l'appendia... Madonna. Prendi il cappello. Prendi il cappello, prendi. Ah. Cioè, ha messo la mano in mezzo alle gambe, l'ha portata dietro e si è messo il cappello. Noi possiamo. Adesso non dobbiamo fare casino, abbiamo già distrutto. Non vedo un cazzo. Oh. Non fare casino, verremo beccati. Aspetta, ma chi sono sti parenti? Non li ho invitati. Passa di... Passa dalle banchine. Ah. Questo è il nostro carissimo parente Gianluigi. I thought it was a lawyer. Gianluigi è un piccolo pirata. Vai, Nico, ce la puoi fare. Nicola, ce la posso fare. Mi sono glitchato nella panchina della... Basta! Oh, siamo arrivati all'altare. Quasi. Christian. Oh! Ok, dobbiamo prendere l'anello. Dov'è? Frodo, vai a prendere l'anello! Sta qui dentro. Sì. Adesso entra. Che culo, primo colpo. Oh, che culo. Ciao amore. Sei bellissimo. Grazie. Boom! Minchia l'anello. Due metri di diametro. No, in realtà originalmente era un bracciale. Poi ci ho messo il diamante sopra e... Vuoi tu, polipo, colpo, prendere Tizia Sempronia come tua... Lo chiamiamo da oggi poi Adalgiso. No, Adalgiso no. Ok. Questo gioco è anche disponibile per PS4. Sembra strano, ma sì. Forse allora, è uscito prima per PS4 che per PC. Se, no, finisce no, il caricamento, se finisce il caricamento possiamo fare questo livellino. Il livellino? Livellino. Sei livello 10 su League of Legends. League of Legends mi fa... Lo so che ti fa schifo. Qui no, no, dovevo fare un quiz. Cosa fa League of Legends a me? Dovete scrivere nei commenti. Chi indovina, gli regaliamo una cosa che poi decidiamo di lui. No. Ok. Allora, dobbiamo andare. Ma magari. Dov'è la cucina? Allora, credo che la porta sia questa. Giusto perché ha una maniglia. E Nicola, però. Oh, niente. Scusa, chi li due controlli dentro? Poi? Hey, look, Dazza. Vai. Picchiamo nostro figlio. No, si è comportato male, ha avuto molti voti a scuola. Ciao, Amu. Tutto a posto? Amu. Amu. No. Fai del caffè, allora. La macchina del caffè. Have you seen my salty hearts novel? Il caffè dove sta lì sopra. Piano. Devi... Ah. Caffè. Dove metto? Lanciolo. Basta. Che serve più? Bottone. Pip. No, ho detto pip. No, ho premuto. Minchia, 3 ore il caffè. Porta del latte a Stacy. Il latte è nel frigo. Normalmente. Il latte. Preso. Il latte di colore
strano. È latte al cioccolato. Ma è rosso. No, è un po'. Ma no, tutto a terra. Stacy, vuoi il latte? È perdito la sua puttana. Ma scusa, mia figlia. Dove devo metterlo? Metti il piede dall'altro lato, magari. Grazie. Ciao, amore. Di papà. Mi sto facendo la doccia con latte. Con il latte al cioccolato. Grazie del latte, papà. Ne è caduto solo un ettolitro per terra. Allora, bevi del caffè. Potevo farlo prima. Da quanto era la bottiglia? Parecchio. Allora, il caffè, dove sta? Ce l'hai in mano. Ce lo sta proprio così. Tieni in faccia. In the face. It's probably whether you like it. Sea salt and tartar sauce. Ok, abbiamo bevuto il caffè. Vai fuori nel cortile. Simone, adesso dobbiamo fare. Dobbiamo fare gli hamburger. Hamburger. Io ho visto l'intervista a Joe Bastiani. Ci ha detto che va a McDonald's. Vabbè, non fa niente. È quello divertente. Andiamo giù. Cioè, ti stai cuocendo. Guardate, guardate. Sono riuscito a mettere prendi l'hamburger di lato e lo cocco. Allora, lo iniziamo a mettere nel panino. Avevo un bicchiere d'acqua. Vediamo l'altro. Levati dal... c'è stato un momento di intimità con la nostra girl. Allora, siamo qui. Grigliamoci le mani. Psss. Poliparossite è buona, anche non so. Ok, vai. No! No! Cazzo! No! Hai preso piano! Sullo scivolo uno del giardino. Oh, il secondo burger è pronto. That was a sick trick, bro. Allora, prendiamo questo. Allora, anche se lo stiamo strusciando per terra, è commestibile. No, ma questo perché... Noi vogliamo aggiungere... Dove sto andando? Vai, l'altra gamba è tua. Aggiungiamo sapore. Ah, è il tuo piede. Andiamo qui. Abbiamo una clip in testa. Aia. In testa a forma di farfalla. Hai visto che carini che siamo? Prenditi! Ho preso la... Ah! C'è mio figlio che lo vuole... No, c'è mio figlio, io lo voglio molto cotto l'hamburger. Stavo sedendo a tua figlia. Poi lo mangio io. Che dice? Che dobbiamo fare la erba in giardino. Erba in giardino. Do some weed. Ok. No. Che quella è qua. Di qua. Andiamo di qua. Come vedete siamo molto... Cioè soprattutto io... No, okay, so, okay, dovrebbe essere il castello. So dove andare. No, piuttosto si prendi il... Prendi il non il pallone. Taglia erba. Quanti palloni stanno? Ma perché sono tutti sti palloni? Madonna. Lascia. Io lo sapevo che non dovevo lavorare alla Decathlon. Oh, abbiamo preso. Via. Andiamo a togliere l'erba dal giardino. Spero che prima non... capito più o meno come camminare. E dai! Secondo me loro non stanno camminando niente. No, il problema sei tu, Simone, perché se tu vedi piano, ma tu la devo togliere. Andiamo un ma tutta, cioè, no, cioè, ci scocciamo. Dad, the way you're mowing the lawn reminds me of this one episode of Sports Johnson. No, come no? Non puoi, Johnson. Ah, no, non di qua, JJ, and he and his son train to win the future soccer match. Ma non potevamo comprarsi un... Ma comunque l'avremmo mutato così. Io punivo mio figlio perché avevo un brutto mutato. Stavo dietro la macchina rossa. Sta qua. Lo vedi? Sposta un po'. Ok, c'è uno dietro la macchina rossa. No! Mo sei qui, ciao, aspetta, tolgo questo. No! Ciao! Io l'ho andato. Sono diventato bravo. Via, dai vicino, dai vicino di casa. No, fa niente, dai. Dai! Ok, finito. Sbuttiamo dalla finestra scoperta. Lasciamo piano. Dobbiamo togliere le erbacce. Simone, ma porca. Simone, lascia andare. Ho capito che sto... Ok, le erbacce. Non c'è... Basta! Scusa, cazzo.
Simone. Ah, devo fare un rutto. Posso? No. Oh, devo togliere il bacio da questo giardinetto. Ma prendi il bacio. Prendi. Sta! Stra. L'ho strappato. Prendi l'altra. Il bacio. Prendi. Non l'ho presa. Madonna, la telecamera non fa capire niente proprio. Prendi. Poi c'è stato l'altro bacio. Boom! Ce ne sono rimaste due o tre. Prendi. Via. Mi lancia proprio con rabbia. Non il nano. Il nano sì. Abbiamo preso il nano. Sì! E l'abbiamo regalato al nostro vicino perché noi siamo. Simone, quando la, quando la cosa diventa verde illuminata, tu premi il tasto e lui la prende da solo. Oh. Ah. Avvicino. Mi ha rotto il cazzo. Ma prendi tu quel troppo sotto, Dai! Io volevo prendere l'erbaccia! Ho trovato la casa. Simone! Ah, finito. Dobbiamo tagliare la legna. Della legna. Dove sta la legna? Ma non lo possiamo. Non puoi andare a comprare la legna già tagliata al supermercato. Porca miseria. E io lo sto facendo. Lo sto facendo. Giuro. Allora, prendiamo sta ascia. Per il Wolf. Devi prendere l'altra cosa. Sì, mi piace. L'ho buttata proprio via per purtroppo sempre. Non sappiamo usare la sintesi. Ero allora. Oh, dove sta l'ascia? Dovrebbe stare qua. Tutto proprio tagliato. Via. Togli sto pezzo. Poi prendiamo. Basta! Gli altri pezzi. Oh! Oh! Ho detto. Ma porca. Simone, quando diventa verde luce? Ho capito! Manca l'ultimo. La. Giù. Giù. Vai giù con quella. Vai giù con quel tentacolo. Oh! Sono un mostro. Questa aspetta, Jackie Chan. Puh! Niente. Puh! Puh! Bah! Puh! L'ho tagliato col manico! Col... Che forza di fumana ci vuole per tagliare un pezzo di legno col manico? Io sto camminando, Nicola, te lo giuro che sto camminando. È mio, devi muovere il tuo. Ah! Lo devi prendere e basta! Non avevo capito cosa dovessimo fare. Bene! E dai! Dai, ma mi sto incazzando. Simone, in alto! Ho tolto la testa. Ho decapitato. E vai! Ok, decido di incazzarlo. Stop the shot. Prendila! Prendila! Io. You will be caught. Oh, dai, proprio l'hai detto. Di solito che succede? Noi siamo molto espliciti. Non è successo. Vabbè, comunque una sorpresa per tutta la famiglia. Cosa? Io non so quanto sia scema. Sì, all'acquario. Yeah! Il contento. So che gli acquari danno un po' di senso di prigionia, però... Puoi fare una recensione per questa volta? Per me? Verdure? Quelle veramente... Dobbiamo andare... E c'è! È la spesa! Da nulla, cioè allora ci stanno gli hamburger che ormai si sono ricongelati. Allora, tavolo... Cosa pensa di andare al supermercato a comprare le cuore, le verdure? Ma a parte tutto, realizziamo che lei se ne esce da nulla volendo comprare le verdure, che poi si mette una trappola e lui ci crede e la moglie non si rende conto di aver sposato un polipo. Questa è anche la storia di un po' tutti i mariti che sono costretti ad andare con la propria moglie a fare shopping. Puntualmente poi li troviamo seduti ovunque, tipo mentre loro si pongono i vestiti. Dicono: sì, sì, stai bene. Siete mai passati in un supermercato e non essendoci posto vedete un uomo seduto su una pianta? Sono quei mariti lì, disperati. Comunque io direi di chiuderlo sì, qui per non portarlo troppo alle lunghe. È molto divertente, almeno da parte nostra che lo giochiamo, anche se è un po' difficile come cooperativa perché stiamo usando, come vedete, un solo joystick. Fallo vedere bene così. Un
solo joystick. Intanto c'è giocare... le mie opere. Coglione. L'elicottero è stato inventato, come avete visto, Octoled, eseguire questo tipo di acrobazia. Comunque ragazzi, il gameplay finisce qui. Se il video vi è piaciuto fateci sapere la vostra con un commento, mettete un mi piace, condividetelo. Noi ci vediamo alla prossima.